Ma c'è un motivo per cui questa persona ha perso interesse o sono tutti matti a caso? No, ci sono dei motivi e a volte possono essere proprio quelli di cui vi parlo, insieme dopo la sigla. Amici, buongiorno, benvenuti o bentornati qui con me su amoreimperfetto.com. Impara ad amarti. E oggi lo faremo con un video leggero nel quale vediamo quali possono essere i tre principali motivi per cui una persona, uomo o donna, perde interesse nei tuoi confronti. Perché sì, è vero, lì fuori ci sono un sacco di persone con dei comportamenti anomali, però a volte può essere il nostro di comportamento che riduce l'interesse di una persona nei nostri confronti, lo azzera, oppure che semplicemente la satura, e questo vuol sempre dire non essere più interessanti. Andiamo a vederli insieme. Al primo posto: hai dato troppo presto. Che cosa significa questo? L'ho spiegato più volte. Vale molto moltissimo per le donne, ma vale anche per gli uomini. O per attitudine, o per carattere, o per educazione culturale. Ci sono molte persone estremamente generose, estremamente premurose, estremamente amorevoli, e questo è un gran valore, tranne quando viene utilizzato troppo presto. Perché tutte le volte che dimostri questi tuoi eccezionali doni ad una persona che però non è pronta a riceverli, o non te li ha chiesti, o ancora non li desidera, o magari ha dei tempi diversi dai tuoi, questa persona non solo può sentirsi invasa, e questo lo abbiamo visto soprattutto da parte degli uomini, hanno dei tempi diversi nell'innamoramento, e tutto quello che parla d'amore prima che loro non abbiano capito di essere innamorati stona e li fa scappare. Quindi ecco perché è molto importante cercare di limitare questi tuoi tratti, non modificandoti, ma semplicemente dosandoli, perché se arrivano troppo presto, se arrivano troppo in fretta, possono saturare, un po' come mangiare un cabaret di zuccherini e avere la nausea. A quel punto quello che era un dono meraviglioso diventa un qualcosa di estremamente nauseante. Al punto 2 ci metto il fatto che sei risultata poco interessante come persona. Non ti arrabbiare. Tutto il mondo, tutto il marketing, buone cose e tante cose di quelle che siamo portati a fare anche in maniera subliminale da ogni messaggio dal quale siamo bombardati, riguarda il fatto di essere persone interessanti. Io non trovo che questo sia un male, anzi, possiamo essere interessanti prima di tutto per noi stessi, quindi per avere una vita soddisfacente e di conseguenza risultare interessanti per gli altri. Quindi che cosa ho detto, ragazzi? Di avere una vita piena, basata sulla playlist valoriale, lo abbiamo visto per esempio ad Da Zero ad Amarti. Ancor meglio vediamo questo meccanismo nel mio corso Autostima per Rinascere 2024, che trovi sul sito amoreimperfetto.com. Se tu hai una vita piena, interessante, basata su quello che ti piace, che può voler dire anche collezionare foglie d'autunno, automaticamente ti concentrerai meno sugli altri, soprattutto quando non è ancora tempo di farlo, e a questo punto risulti una persona interessante tutta da scoprire, non una persona in eterna attesa che qualcuno la ami, la consideri e si fidanzi con lei. Al punto 3, sembra scontato ma non lo è, ci metto la prevedibilità. Tutto quello che è prevedibile seduce poco. Prendiamo ad esempio il gioco d'azzardo. Le new addiction lo studiano proprio come vero meccanismo legato alla variabilità del risultato. Ogni momento potrebbe essere quello buono, quindi anche se subisci le conseguenze di 2000 incognite, però per il momento buono tu stai lì e attendi. Ecco, quindi qualche volta non essere prevedibili, non essere sempre disponibili ed essere anche quasi, non dico bipolari, ma non coerenti fino a che quella persona non se lo merita. Io ci posso essere domani, chi lo sa. Se vuoi che io ci sia domani, dovrai fare qualcosa affinché io
voglia essere presente. Vi sembra difficile? Vi sembra raro? Bene, ogni storia sana, ogni storia basata su amore, reciprocità e vera seduzione è rara. Tutto il resto sono i giochi dei quali spesso vi lamentate. Soprattutto riguardate il video e guardate il valore in costanza. All'inizio, in piccola, piccolissima dose, potrà esservi molto utile anche come esercizio per non attaccarvi subito alle persone. Amatevi dal profondo, alla prossima!